tenuto il Teatro Circus di Pescara per la festa degli auguri del Tribunale, dedicata a Maurizio Costanzo. Fortemente sostenuto dal presidente Angelo Mariano Bozza, l'evento si è aperto con i saluti della presidente di Adricesta, Carla Panzino, che tra gli altri ha ricordato Maurizio Costanzo come il primo sostenitore del progetto benefico. Ci siamo rivolti a lui perché c'era questa ragazza innamorata del Conte di Stori e ci invitò a fare una telefonata per parlare con il Conte di Stori, Alessandro Preziosi. E da lì è nato tutto e lui ha scritto molto per questo progetto, tant'è che fece una diretta con il programma mattutino su Canale 5 per proprio inaugurare il primo progetto in Italia di videocomunicazione per i bambini in isolamento. A seguito dell'ospedale di Pescara sono stati realizzati anche a San Matteo di Pavia, al Pausilipon di Napoli, che sono 4 piani di oncomatologia, e all'Umberto I di Roma. E da lì è nata questa collaborazione, non ci ha mai detto no. Quando abbiamo chiesto qualche contatto o qualche accoglienza, l'ha sempre accolta con grande spirito di generosità e soprattutto di stima. E quindi è stato il nostro primo benefattore e veramente noi dobbiamo tanto, come abbiamo detto lui, grazie a Maurizio Costanzo, ai bambini di Pescara, ma non solo, perché abbiamo fatto tanti progetti in tutta Italia, in 25 ospedali. Quindi grazie a lui e veramente ve lo chiedo di cuore, un applauso a Maurizio Costanzo, perché non è solo. A seguire il saluto di Alessandro Preziosi, testimonial ufficiale e promotore sin dal 2004 di Adricesta Onlus. La serata, con la conduzione di Elena Damario, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pescara, assessorato alla disabilità e associazionismo sociale, a supporto di Adricesta, come spiegato anche dal sindaco di Pescara, Carlo Masci. Una serata molto importante perché si celebra e si ricorda un personaggio pubblico di grandissima levatura morale, professionale, che ha fatto della solidarietà diffusa uno dei suoi proprio cavalli di battaglia. Evviva la Adricesta, evviva Pescara, evviva tutti quelli che in questa circostanza hanno aiutato, e con il grande abbraccio tutti coloro che a loro volta vanno in soccorso di chi ha bisogno. Ciao a tutti! L'Adricesta si distingue sempre per organizzare iniziative a cui partecipano tantissime persone, nelle quali riesce a raccogliere fondi importanti per la sanità abruzzese, per la sanità pescarese, per l'ospedale di Pescara, perché l'Adricesta ci mette il cuore, a Carla Panzino, che è un motore inesauribile, riesce a coinvolgere tantissime persone, e io sono molto contento di essere il sindaco di una città come Pescara, che fa della solidarietà un punto d'onore, perché Pescara è una città generosa, è una città accogliente, è una città sempre pronta ad aiutare gli altri, coloro che hanno bisogno, coloro che chiedono una mano tesa, attraverso le tante associazioni di volontariato che operano sul nostro territorio, le associazioni del terzo settore, e l'Adricesta è una di quelle che si distingue più delle altre, perché riesce veramente a fare cose che sembrano impossibili e che invece all'Adricesta riescono. Però il mio applauso e il mio ringraziamento va a tutte le associazioni che operano a Pescara, perché veramente Pescara con queste associazioni riesce a dare tante risposte che altrimenti non ci sarebbero. Ci abbiamo creduto come tribunale, l'abbiamo voluto organizzare, abbiamo pensato che, io ho sempre creduto che il tribunale dovesse essere vicino alla collettività, non essere chiuso come siamo in una cittadella fortificata, quindi è bene essere sempre all'esterno, guardare agli altri, quindi al bene degli altri,
E allora in occasione del Natale abbiamo pensato di organizzare questo con la tricesta. Le donazioni elargite durante l'evento permetteranno la realizzazione di un ambulatorio medico dedicato a Maurizio Costanzo nel reparto di chirurgia pediatrica e oncologica dell'ospedale di Pescara, diretto dal dottor Gabriele Lisi, e il progetto Arredi per il centro regionale di diabetologia pediatrica all'ospedale di Chieti, diretto dal dottor Stefano Tumini. La tricesta è una realtà straordinaria. Rappresenta il momento di collaborazione del volontariato con un'azienda pubblica che con piacere raccoglie il sostegno di questa associazione che da tanto tempo è vicina alla nostra azienda. Particolarmente questa sera sono onorato di accogliere una donazione che riguarda il finanziamento per un ambulatorio di chirurgia pediatrica. È un passo in avanti nell'umanizzazione delle cure e Adricesta in questo si è sempre distinta. La chirurgia pediatrica a Pescara è una realtà importante, unica in Abruzzo perché raccoglie i bambini di tutta la regione, è l'unica chirurgia pediatrica d'Abruzzo ma accoglie anche bambini di regioni limitrofe, è una struttura a direzione universitaria. Ringrazio anche il professor Lisi che abbiamo chiamato a dirigere questa struttura in un momento di integrazione tra ricerca, che è rappresentata dall'università, e la cura, che è rappresentata dal nostro ospedale, tutto dentro l'azienda AS di Pescara. Sono onorato di questo evento, ringrazio tutti i volontari che hanno contribuito a questa donazione e ringrazio anche tutti coloro che allieteranno questo evento per renderlo memorabile per la città di Pescara, per l'ospedale di Pescara e per i bambini. Ancora una volta l'associazione della Tricesta si identifica per i suoi interventi, per le sue finalità a sostenere la sanità. Oggi in modo particolare si impegna per sostenere sia la chirurgia pediatrica oncologica ma anche la diabetologia che risiede a Chieti, due grandi importanti realtà della nostra regione, punto di riferimento eccellenti. La Tricesta, anche in occasione delle festività natalizie, serve anche per stimolare sia la solidarietà, ma è anche questo un momento per una verifica a tutta la nostra cittadinanza dell'impegno delle istituzioni e delle associazioni affinché ci sia sempre una sanità migliore.